L'ingrediente principe di questa ricetta è ipocalorico, ricco di fibre e a basso indice glicemico. Benvenuti in Cucina per te. Oggi vi propongo una ricetta molto saporita con uno dei più antichi tipi di frumento coltivati dall'uomo, il farro. Vediamo quali sono gli ingredienti e prepariamoli insieme. Per due persone occorrono 250 g di farro, 100 g di olive nere, 20 g di capperi, 500 g di peperoni gialli e rossi, uno spicchio d'aglio, olio extravergine d'oliva e sale. Iniziamo la preparazione lessando il farro in acqua salata, seguendo i tempi di cottura indicati sulla confezione. Tagliamo a cubetti i peperoni dopo averli lavati e puliti. In una padella versiamo olio quanto basta a coprirne il fondo. Aggiungiamo uno spicchio d'aglio e facciamo soffriggere un minuto. Aggiungiamo i peperoni. Copriamo con un coperchio e facciamo cuocere 10-15 minuti. A metà cottura aggiungiamo le olive nere precedentemente denocciolate e i capperi dissalati. Quando i peperoni risulteranno cotti, versiamo il farro nella padella e lo facciamo saltare un minuto in modo che si insaporisca. Aggiustiamo di sale se necessario. Il farro con i peperoni è pronto. Spero che anche questa video ricetta vi sia piaciuta. Mi raccomando, continuate a seguirci sul nostro sito web, ma soprattutto iscrivetevi al nostro canale YouTube. Un saluto e alla prossima video ricetta.